E noi offriamo questa grande preghiera della Chiesa per uno scopo particolare che tutti conoscete. Siamo qui per pregare per la sorella Rosa di Rotta, ma anche per dimostrare e far sentire la nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia. Siamo qui come grande comunità, c'è il parroco, c'è l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco, siamo tutti noi. Bene, mi pare che sia oggi 6 mesi della scomparsa di Rosa. 6 aprile c'è una poesia, il 16 di aprile, no? Venerdì santo, sabato santo, l'ultimo giorno che Rosa venne a Cutro. Diceva il nostro poema, nel ringraziare tutte le persone che sono convenute qui oggi per questa sensibilità nei confronti di Rosa Pilotta, un ringraziamento a nome dei familiari per tutti voi, ma anche per tutti i cittadini, tutte le persone che si stanno interessando a questo caso. Questo pomeriggio ci troviamo a Cutro, oggi è sabato 6 ottobre, 6 mesi fa, venerdì 6 aprile, scompariva nel nulla Rosa Di Rotta, una cutrese emigrata in Toscana, era scesa a Cutro per le vacanze pasquali, lo stesso giorno in cui è arrivata a Cutro è scesa a Crotone e poi non si sono avute più sue notizie. Quest'oggi la famiglia ha voluto ricordare, tenere viva la speranza del ritrovamento appunto di Rosa, organizzando prima una messa coinvolgendo tutta la cittadinanza di Cutro e poi successivamente ci sarà una fiaccolata per le vie del nostro paese. Qui di fianco a noi c'è l'avvocato Pino Migale, legale della famiglia Di Rotta, che ha seguito sin da subito appunto tutta la vicenda, e vorremmo chiedere appunto in questi 6 mesi, avvocato, cosa c'è stato, cosa è accaduto? Le indagini sono tuttora in corso, naturalmente la Procura della Repubblica sta investigando, come si suol dire in questi casi, a 360 gradi. Certo, la pista che si è seguita inizialmente è stata quella dell'allontanamento volontario, però adesso gli investigatori fanno le indagini ad ampio raggio. Ecco. Lei ha dato sin dall'inizio anche un supporto morale alla famiglia Di Rotta. In primis si pensava per la vocazione religiosa che ha si fosse rivolta a delle suore, a un convento, però non si sono avute notizie anche in merito a quest'altra ipotesi. Sì, come dice lei, la pista che si è seguita inizialmente è stata proprio quella dell'allontanamento volontario, in quanto più volte, sentendo i familiari, la donna aveva manifestato il desiderio di andare in un convento per meditare, e quindi si è seguita questa pista, ma purtroppo non ha avuto nessun risultato. In ogni caso oggi è un gesto importante quello che ha fatto, che ha organizzato la famiglia Di Rotta insieme all'amministrazione comunale, proprio un segno tangibile, perché la speranza è ancora di vedere Rosa ritornare a Cutro, ritornare nella sua famiglia. È quello che tutti speriamo, che non sia successo nulla di grave e che la signora Di Rotta ritorni felicemente tra i suoi. E volevo dire che è molto importante questa manifestazione organizzata dal Comune di Cutro e dalle altre associazioni che vi sono qui a Cutro. Non le ricordo tutte, ma ce ne sono tante. L'Avis, Misericordia e altre, tante altre, insomma. È importante perché così con questo sistema si riesce a tenere vivo il desiderio di ritrovare e di rintracciare la povera Di Rotta. Maria Di Rotta, sorella di Rosa, quest'oggi a Cutro 6 ottobre.
6 mesi sono trascorsi da quando non avete più avuto notizie di vostra sorella Rosa, 6 mesi di ansia. Oggi si può riaccendere una speranza con questa fiaccolata che la famiglia ha voluto organizzare, questa Santa Messa che insieme all'amministrazione comunale di Cutro avete appunto voluto organizzare. Sì, speriamo che al più presto abbiamo notizie di Rosa, nel bene e nel male. Speriamo di che non ce la facciamo più, sono 6 mesi di disperazione. E più giorni passano e più aumenta la disperazione, perché non sappiamo nulla, sappiamo solo che da 6 mesi non abbiamo mia sorella a casa. In questi 6 mesi sono state tante le ipotesi, tante le indagini, purtroppo non ci sono avute nessune notizie, però il messaggio che ha detto questa sera Monsignor Poerio, la fede, la speranza è un qualcosa che comunque bisogna coltivare. Sicuramente, sicuramente. Anche perché Rosa è molto religiosa, lei pregava sempre, è la fede quella che ci sostiene, perché se no c'è veramente da impazzire, non avere notizie 6 mesi, conoscendo poi Rosa, l'attaccamento che aveva alla famiglia, questa è la cosa che ci angoscia ancora di più, perché è impossibile che se Rosa sta bene non si mette in contatto con la famiglia, perché è uscita di casa, non è uscita di casa sbattendo la porta, è uscita e è andata a Crotone per farsi una passeggiata. È stata anche oggetto della trasmissione di chi l'ha visto il caso di Rosa Tirotta, sì. Ma un'informazione importante la potrebbe dare quella signora che ha fatto il viaggio da Cutro a Crotone, probabilmente sarà stata una delle ultime persone che avrebbe visto Rosa Tirotta sull'autobus. Una signora di Cutro che non ha fatto avere sue notizie. Voi comunque lanciate sempre questi messaggi e chiedete appunto che anche in forma anonima attraverso il vostro legale si possa far sentire. Sì, sì, sicuramente. L'ultima persona che l'ha vista è questa signora che ha viaggiato con lei sul pullman. La signora sa della sparizione di Rosa, perché poi la notizia è stata commentata, a detta dell'autista, è stata commentata quando si è saputo che Rosa era sparita, quindi la signora lo sa che Rosa è sparita, che si faccia viva, che in forma anonima, non è che vogliamo, in forma anonima si faccia e ci dica qualcosa, a noi, al legale, ai carabinieri, faccia lei, ma si faccia viva. Attraverso questa fiaccolata si cerca di mantenere ancora vivo questo caso di Rosa Tirotta, perché comunque la famiglia non potrà dimenticare una sorella, una figlia, non potrà nemmeno una comunità di Cutro che comunque oggi si è stretta intorno alla famiglia Tirotta, e questo è il messaggio di questa fiaccolata di questa sera. Sicuramente io ringrazio tutti, anche se non ho detto niente in chiesa perché non ce la faccio, però ringrazio tutti coloro che partecipano a questa fiaccolata, e sicuramente fino a quando non avremo notizie di Rosa, buone, cattive, noi non ci arrenderemo, dobbiamo sapere cosa è successo a Rosa, perché così non si vive. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un augurio che sabato prossimo a quest'ora. Facciamo.